Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo click sul tuo PC digitando www.spreaker.com slash user slash Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. Tutto il materiale audio, video, fotografico trasmesso in questo canale è prodotto con mezzi propri o con risorse web free o ancora con licenza di autori indipendenti o editori. Pertanto libero da copyright. RDA Radio 1, Radio Ballerina 1, Radio Staff, tre emittenti, un denominatore comune, professionalità multimediale. Ascoltaci. Sei in ascolto di RDA Radio 1, circuito Spreaker, dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo click sul tuo PC, digitando www.spreaker.com slash user slash Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1, circuito Spreaker, la tua radio web. ma il cielo è sempre più bruno Buonasera, buonasera a tutti ben collegati, buon pomeriggio, un lungo pomeriggio, un pomeriggio eh, sportivamente esultante per eh, il crotone calcio che spugna il, eh, lo stadio di Venezia mh, conquistando. Uh, ancora un passo avanti per la salvezza conquistando tre punti fondamentali per questa sua lotta e andando a guadagnare tre punti preziosissimi con uh, un poker ai danni del Venezia uh, con una partita entusiasmante cominciata male eh, con un calcio di rigore concesso al Venezia con cui il Venezia passa in vantaggio ma poi eh, tra Andrea Barberis, Ahmed Ben Ali e Nicolo Zanellato si chiudono praticamente i conti con il Venezia guadagnando eh, una partita con il risultato di 4 reti a 1 è sicuramente un, uh, uh, un risultato entusiasmante che uh, allo stadio di Venezia certamente scatena delle proteste da parte del pubblico che comincia ad abbandonare il campo tempo, uh, una volta che arriva alla rete. La rete del 4 a 1, eh, chiaramente una 35esima giornata di serie B in cui il Crotone esce eh, da una 34esima giornata in cui ha effettuato il riposo, ma che ha visto praticamente le squadre avversarie. Mm, Fare peggio e quindi, di conseguenza, i risultati guadagnati sul campo dalle dirette avversarie eh, hanno permesso al Crotone di respirare ugualmente, nonostante questo uh, riposo forzato. Eh, come sapete, ben tutti, per via delle decisioni della Lega di Serie B, eh, all'ultimo minuto, ad una settimana dall'inizio del campionato, quella di riportare il campionato da 22 squadre a 19 squadre una decisione che ha fatto notevolmente discutere in un momento in cui il Crotone pensava ad un ripescaggio per eh, gli scandali che il Chievo Calcio eh, si è visto eh, protagonista nel, eh, nella vicenda delle plusvalenze fittizie che ha visto fallire il Cesena e comunque eh, Rigiocare in Serie A il Chievo, che era eh, sicuramente eh, candidato ad una retrocessione eh, certa per via delle Potenziali condanne richieste praticamente dai giudici sportivi, ma poi non applicate, eh, considerando un, eh, eh, la richiesta di 15 punti di retrocessione. L'interdizione del, del presidente della squadra del Chievo Calcio, ormai comunque condannata alla retrocessione certa. Dalla serie A alla serie B, prossima avversaria del Crotone per la prossima stagione. Eh, che rivedrà praticamente discutere sicuramente. E durante la prossima stagione il Corotone che cercherà di avere la meglio sul Chievo e di riprendersi le rivincite eh, per via di un comportamento scorretto non solo sul campo non solo eh, per quanto riguarda la gestione delle vicende e, e, ma anche per quanto concerne anche il condizionamento della campagna acquisti del Corotone che eh, per quello che ha fatto, ha visto, ha fatto vedere in campo durante la seconda parte della stagione dopo il rientro, considerate le dimissioni di Massimo Oddo, di Giovanni Stroppa, prima esonerato, eh, meritava sicuramente qualcosa di più e una lotta addirittura per i playoff, per quello che sono stati i comportamenti sul uh, sul campo eh, così non è stato la stagione ha visto praticamente un crotone fare passi da gigante nella sua diciamo nella, nel suo cammino di eh, di questa seconda parte della stagione eh, conquistando dei punti eh, pesantissimi ai danni del, del Palermo, andando a vincere su campi in, inauspicabili come quello del Carpi, eh, andando a um, vincere delle partite con uh, Uh, con un pronostico preventivato del tutto, uh, del tutto contrario eh, per quelle che erano eh, le, le scommesse che si potevano fare sul raggiungimento del risultato su campi veramente, veramente difficili. Ebbene, si conclude questa prima parte della 35esima giornata con uh, i seguenti uh, risultati: un Benevento Cosenza nell'anticipo di ieri per uh, 4 reti a 2, Salernitana 2, Carpi 4, addirittura un Carpi che va a vincere. E sul campo arechi di Salerno per 4 reti a 2, Venezia 1, Crotone 4, Pescara e Verona 1 a 1, Livorno-Palermo. 2 eh, a 1, eh, alle 18 scenderà in campo lo Spezia, affrontando il Perugia, e eh, domani si riprenderà con Cittadella, Ascoli, Cremonese, Foggia. Si terminerà eh, eh, la 35esima giornata con il posticipo delle ore 21, di, sempre di domani, tra Lecce e Brescia. Eh, Cremonese e, e Foggia giocheranno alle 15. Per effetto di questi risultati che hanno visto praticamente la quinta rete mentre vi parliamo da parte del Carpi 5 a 2 si è concluso appena appena il match eh, mentre eh, il Palermo raggiunge eh, nei, nelle battute finali il Livorno segnando la seconda rete del pareggio per effetto dunque dei risultati ribadiamo Ancora una volta i risultati variati nelle ultime battute subito dopo la fine dell'incontro di Venezia tra eh, Venezia e Crotone terminato 4-1 eh, il pareggio tra Pescara e Verona 1-1 e il pareggio tra Livorno e Palermo eh, per due reti a 2. Eh, per effetto di questi risultati Brescia 63 punti Lecce 60, Palermo 57, Benevento 56, Pescara 51, Verona 49, Spezia 46, Cittadella e Perugia 45, Ascoli e Cosenza insieme alla Cremonese 42 punti, Salernitana 38 punti. Eh, un punto sotto il Crotone, con eh, la vittoria di oggi a quota 37, poi Livorno 34, Venezia 33, Foggia 31, Carpi 29 e Padova 26 punti. Dunque con eh, queste. Eh, velleità praticamente il Crotone se il campionato finisse oggi sarebbe eh, sarebbe ormai salvo, mancano ancora altre tre partite la prossima eh, avversaria del Crotone eh, eh, sarà il Benevento nella giornata di mercoledì primo maggio. Eh, con la, la festività del lavoro del primo maggio si Tornerà uh, a giocare eh, diciamo, uh, ancora una volta per la 36esima giornata. E dunque vi andiamo uh, a parlare dai microfoni di RDA Radio 1 in diretta e poi attraverso la. Eh, professionalità multimediale sulle altre emittenti aderenti al circuito springer.com la voce è quella di Antonio Milano per M91 qui Crotone post Venezia Crotone terminata 1 a 4 a favore del Crotone per questa edizione sportiva del, dei commenti finali della 35 giornata del Crotone Calcio e del campionato nazionale di Serie B dunque andiamo a, a effettuare i commenti finali di questa giornata che ha visto sicuramente il crotone andare a despugnare il uh, campo del venezia il pier luigi penso eh, con uh, l'arbitraggio del signor antonio giua di olbia le reti al sedicesimo minuto con Domizzi su un calcio di rigore comincia male la giornata del crotone ma poi termina nel migliore dei modi e nel, nel, diciamo, nel modo impossibile con un poker. Spettacolare da parte del Crotone al 22 agguanta il pareggio. Un bel tiro. Un siluro da leggermente fuori l'area di rigore. Andrea Barberis. Poi ci pensa al 48 a raddoppiare per il Crodone Ahmed Ben Ali su assist di Salvatore Molina al 55esimo Nicolo Zanellato e al 71 praticamente su assist di Marcus Roden ancora una volta Ahmed Ben Ali il uh, salvatore del risultato allezio Scida contro uh, il Lecce eh, autore dunque del pareggio clamoroso che ha permesso al Crodone di, 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 di aguantare una, e di mantenere eh, la media di eh, una scia positiva di risultati da parte della squadra guidata da Giovanni Stroppa. Dunque le formazioni che sono scese in campo, eh, Vicario Coppolaro, Modolo Domizzi Zampano, ex di turno, Segre, Schiavone, Pinato, Lombardi, Bocalon e eh, Rossi con eh, a disposizione del. Eh, l'allenatore Serse Cosmi che sosti ha sostituito eh, l'esonerato Walter Zenga alla guida eh, del Venezia a disposizione Besea, eh, Cermuto, Fiac eh, Facchin, eh, Fornassier, Lezzerini Mazzan, Soldati, Sinclair, Suciu, Virioni, Zennaro e Zigoni Risponde dunque Giovanni Stroppa, considerata la uh, squalifica uh, di alcuni suoi uomini, uh, con Cordaz tra i pali, uh, Curado, Vaisanen, Marchiza, Sampirisi, Barberis, Benali, Zanellato, Molina. Nuanquosimi e Pettinari a disposizione di Mr Stroppa, Cuomo, Festa Firenze, Gomelt, Carbo Maciaccio, Milic Mraz, Roden Spolli, Tripaldelli e Vaglietti mm, una partita che sicuramente riserva parecchie eh, emozioni al Pierluigi Penso. un ehm, turno infrasettimanale che porterà il Crotone eh, ad affrontare Alezio Scida con 37 punti, i tre punti fondamentali guadagnati nella giornata di oggi, eh, l'avversaria che ha battuto la Cosenza per 4 reti a 2 un'altra partita che ha aperto la 35esima giornata negli, negli anticipi del venerdì eh, di Serie B eh, il Benevento che ha battuto dicevo il Cosenza per 4 reti a 2 i Rosso Blu vincono una sfida decisiva in chiave salvezza Passeggiando e dilagando nella ripresa, con una doppietta di Benali e, e l'Eurogolla di Niccolo Zanellato, una prestazione vergognosa degli arancioverdi, completamente scomparsi nei secondi 45 minuti, pesantemente contestati dal pubblico di casa, e, un crotone. Eh, che affronta il Venezia in uno scontro diretto per la salvezza gli arancioverdi imbattuti in casa da quattro gare tentano il sorpasso sui rosso -blu, eh, che si trovano a 33 punti, il crotone a 34 e eh, il, il Crotone riduce dal riposo, eh, i veneti che vincono due delle ultime tre trasferte di campionato. Al Pierluigi Penzo, dunque tutto pronto per Venezia Crotone, la 35esima giornata. Vede praticamente in campo il Venezia con un modulo 3-5-2. Con Vicario Coppolaro, Modulo, Domizi, Lombardi, Segre, Schiavone, Pinato, Zampano, che è l'ex giocatore del, del Crotone, che praticamente eh, lascia eh, il Crotone nella seconda parte dello splendido campionato che portò alla promozione del Crotone in Serie A. E mm, poi Rossi e Boccalon, Lezzerini, Facchin, Mazzanna, Formaciè, eh, Cernuto, Besea, Soldati, Suciu, Zennaro, eh, Sinclair, clair eh, Virioni e Zigoni. Praticamente le riserve di Mister Serse. E il Crotone risponde. Un con un altro 352 a sorpresa un uh, Crotone che si schiera con Cordaz, Curado, Vaisanen, Marchizza, Sampirisi Zanellato, Barberis, Benali, Molina, Pettinari, Simi e a disposizione di Mister Stroppa si vedono mh, mh, sulla panchina eh, Tripaldelli, Festa, Carbo, Maciac, Spolli, Mraz, Roden, Vaglietti, Cuomo, Firenze, Milic e Gomelt. Dunque, eh, Cosmi conferma 9 undicesimi della squadra schierata contro Lascoli e affida la regia Schiavone, eh, ma preferisce Segre a Zennaro in mediana. Eh, Stroppa si predispone a specchio con tre novità che sono Spolli e Roden, non al meglio che partono dalla panchina e, e insieme a Firenze. Poi gioca invece Riccardo Marchizza in difesa, Zanellato a centrocampo e Molina sull'out di sinistra. Eh, dopo le fasi di riscaldamento inizia la gara con eh, il Venezia che è il primo a portare palla eh, Pinato in verticale per Boccalonna al secondo minuto Il suggerimento è troppo profondo e quindi nulla da fare e Con Cordaz che recupera la palla, Rossi al quarto minuto apre per Zampano Bocalon. Lamenta una trattenuta di Marchiza Giua. Fa però continuare, ha visto tutto e dice che il fallo è inesistente. Al sesto minuto è Benali che cambia gioco per Molina, manca però l'aggancio in aria per la palla troppo profonda. Lancio di Domizzi, arriviamo all'undicesimo minuto, Cordaz arriva prima di Bocalonna, precedentemente un traversone di Sampirisi eh, allontanato da Coppolaro, al tredicesimo Pettinari cerca spazio in aria, fa ottima chiusura a Domizzi. Eh, tiro cross di San Pirisi, palla sul fondo, ma non si riesce a trovare la deviazione occasione per il Venezia, siamo al quindicesimo segre nel corridoio per Lombardi, lascia eh, sul posto Marchizza, Cordaz protegge sul primo palo. Eh, Al sedicesimo, dunque, rigore eh, fischiato da, um, da Joao per. Uh, il Venezia la trattenuta di Vaisanen su Domizzi giustifica l'intervento dell'arbitro del, dell che comanda il calcio di rigore a favore del Venezia. Batte eh, Domizzi freddo dagli 11 metri Cordas spiazzato il Venezia è in vantaggio eh, in un momento in cui il Crotone amministrava bene la partita. Eh, Maurizio Domizzi con la centesima presenza eh, in campo festeggia con il suo decimo gol in arancio verde. Eh, Al diciannovesimo è Pettinari che centra dalla destra il colpo di testa Sbilenco di Simi. Termina ampiamente al lato, viene ammonito Rossi al ventesimo per una trattenuta su Salvatore Molina. Lo stesso Molina che poi cerca il taglio di Simi Vicario, agguanta in presa alta al ventunesimo, al ventiduesimo. Eh, cross di Sampirisi, Lombardi allontana di testa. Barberis controlla al limite, piazza il destro alle spalle di Vicario. Il Crotone pareggia i conti 1 a 1. Rinvio lungo di Vicario al ventuattresimo Rossi viene pescato in outside, eh, Benali. Ruba palla Zampano costretto a concedere il corner. Siamo al ventiseiesimo, al ventisettesimo è Pettinari che si incunea in aria. Viene fermato da Lombardi al ventisettesimo viene ammonito. Mario Sampirisi per un fallo tattico su Lombardi, al ventinovesimo Simi apre per Salvatore Molina, Coppolaro chiude bene su Zanellato, al trentaduesimo un traversione di Salvatore Molina, Vicario salta più in alto di Simi. Al 33 un'incursione offensiva di Riccardo Marchizza eh, e Coppolaro che si salva in calcio d'angolo, al 33 Barberis ci prova dalla distanza viene murato da Segre, al 35 Benali interrompe la ripartenza di Domizzi e Joao lo riesce a graziare. al trent... 37. traversone sul fronte opposto di Coppolaro Bocalon di testa spedisce di poco all'alto. Eh, al 38. zanellato di testa serve al limite eh, Pettinari che viene fermato in fuorigioco. Al quarantesimo giro palla dei rosso -blu, gli arancio-verdi eh, attendono nella propria metà campo. Cross di Molina al quarantaduesimo Zampano riesce ad anticipare Ahmed Benali. Al quarantaduesimo viene ammonito Andrea Barberis per un fallo tattico su Boccalonna. Schiavone al 44esimo, centra dalla destra Rossi, manca però la rovesciata e Kordaz raccoglie la sfera. Al 45esimo, Mario Sampirisi guadagna una punizione dal limite per un fallo ai suoi danni di Zampano. Batte Marchizza Rassoterra contro la Barriera, eh, viene concesso un minuto di recupero. Il primo tempo finisce con 1-1 il risultato di 1 a 1 tra le due compagini. Il Crotone eh, che parte sicuramente bene, ma eh, poi eh, subisce nella Uh, secondo quarto d'ora di, di gioco, eh, le pressioni del, la, del Venezia con azioni un po' nervose. Eh, sicuramente il, eh, mh, il fallo eh, in aria decide il calcio di rigore per il vantaggio del Venezia, ma certamente il Crotone fino a quel momento non ha demeritato e ha continuato ad attaccare. Eh, tanto è vero che poi riesce ad agguantare il risultato eh, sei minuti dopo con Andrea Barberis un gol spettacolare. E si va a riposo dunque, poi la ripresa comincia con il Crotone direttamente in attacco, eh, nessun cambio durante l'intervallo. Eh, al 47 vengono rilevati dei problemi ad un occhio per Vaisanen, gioco fermo per qualche istante. Al 48 il Crotone raddoppia la rete di Ahmed Ben Ali Molina. Fa sedere Coppolaro, serve ben lì facile il suo piattone a porta sguarnita e il crotone passa al 2 a 1 Rossi rincorre una palla persa guadagnando un calcio d'angolo sul fronte opposto eh, un minuto dopo al cinquantesimo c'è l'occasione per il Venezia che da corner eh, con un colpo di testa di Coppolaro eh, provoca praticamente eh, l'intervento Intervento di Simi che riesce a salvare sulla linea, altro corner battuto col destro da Segre, un rimpallo prende in controtempo Boccalonna che non riesce ad approfittare, siamo al cinquantesimo. Traversone di Mario Sampirisi al 51esimo. Coppolaro di testa si rifugia in angolo, occasione poi un minuto dopo per il Crotone. Con uh, Nuancosimi che si fa spazio sulla linea di fondo. Il destro viene respinto da Vicario Pettinari, non riesce però nella tapin. Percussione di Segre, la sua rifinitura è sbagliata per Bocalon. Eh, arriva la prima sostituzione Cosmi richiama uno spento pinato inserisce Besea eh, il ganese che e poi si fa vedere in, in campo in qualche occasione un lancio di Coppolaro al 55 eh, ⁇ torre imprecisa di, Rozzi, di Rossi e Cordaz riesce ad intervenire eh, in anticipo su Boccalonna al 55 ⁇ rete di Zanellato, ben lì serve dai 20 metri Zanellato che si inventa il tiro. Della domenica con una palla che finisce all'incrocio inarrivabile. Eh, l'intervento di vicario e eh, eh, terza rete per il crotone ennesimo fuorigioco fischiato a rossi al 56esimo altra sostituzione per il venezia siamo al 57esimo finisce la gara di rossi e al serse eh, cosmi al suo posto manda virioni e al cinquantesimo gli arancio-verdi eh, faticano a reagire, i rossoblu gestiscono senza patemi d'animo. Al cinquantanovesimo è Ahmed Benadi che non riesce a passare in aria, indietreggiando, guadagna una punizione da posizione pericolosa. Batte Barberis e il pallone viene fermato dalla traversa. Al 61 ⁇ sostituzione per il Crotone Barberis lascia il campo e Giovanni Stroppa manda al suo posto Marcus Roden. Al 63 ⁇ viene ammonito Lombardi per gioco pericoloso su Riccardo Marchiza. Al 64 ⁇ Roden dal limite il suo sinistro. E alto, punizione di Ahmed Ben Ali tra le braccia di Vicario al 66esimo. Lombardi riesce ad anticipare Cordaz al 66esimo, però in spaccata il portierone del Crotone riesce a chiudere in angolo. S lancio di Pettinari al 67esimo, ma la diagonale eh, decisiva di Coppolaro spegne. Eh, le intenzioni del giocatore rosso blu ultimo cambio per eh, il Venezia. Serse Cosmi, si gioca la carta di Sinclair eh, eh, che mh, rivela, eh, rileva eh, Segre al 67. 69esimo, ancora una sostituzione per il Crodone con Maciaccia che sostituisce Pettinari. Al settantunesimo... Il gol del 4 1 con uh, doppietta di Ahmed Ben Ali, erroraccio di Besea, Roden Smarca Ben Ali che infila Vicario eh, e si candida per uh, l'Eurogolla. Uh, ammonito schiavone al 73 trattenuta su Nicolo Zanellato. Ultimo cambio, un minuto più tardi per il Crotone, e spezzone di gara anche per Mimic che rileva Mario Sampirisi. Al 75esimo, punizione di Schiavone viene sporcata in angolo da Curado. Al 76esimo viene espulso Lombardi per sommatoria di cartellini gialli e un fallo di mano che lo porta praticamente ad essere espulso per proteste al 77° Minic tocca dietro per Marcus Roden la ciabattata di sinistro diventa facile preda di Vicario al 78° Maciac si sposta sulla sinistra e Domizzi che riesce a chiudere in angolo occasione per il Crotone al 79° eh, con Maciaccio e da corner, palla fuori per Milic, il suo sinistro sfiora l'incrocio dei pali all'ottantesimo cross mal calibrato di Zampano, contestazione dal, dalla curva sud del Venezia. Eh, Maciac spinge sulla fascia. Zampano riesce a fermarlo in angolo. Siamo all'81esimo, all83 Sinclair rientra sul destro, raso terra. Fiacco e centrale, Cordaz fa sua la sfera. All'83 viene ammonito anche Bocalon per un fallo di frustrazione su Curado. All'85 Besea si inventa una rovesciata in aria La palla sul fondo. Vuole emulare Nuan Cosini nella sua prestazione della stagione di Serie A. Dello scorso campionato, quando uh, Nuan Quasimi in rovesciata riesce eh, a guadagnarsi il titolo di CR7 dei rossoblù, e con una rovesciata clamorosa contro la Juventus che gli fa guadagnare eh, la speranza della, salvezza, della seconda salvezza consecutiva, guadagnando un punto prezioso proprio contro la Juventus. Eh, ma poi sappiamo. Vediamo come andò a finire all'ottantanovesimo Schiavone butta in aria la palla, Curado prolunga in angolo, al novantesimo è finita l'arbitro manda negli spogliatoi sul risultato finale di 4 a 1, tre punti preziosi dunque per il Crotone guadagno in classifica eh, 37 punti un punto sotto alla Salernitana che riesce allo stadio Arechi a perdere per quattro reti a due contro il Carpi eh, e sicuramente considerando eh, mh, eh, quanto visto in campo il crotone merita per, eh, me, avrebbe meritato di più per quanto, eh, per quanto si è visto con un risultato che poteva finire anche con eh, un paio di reti in più per eh, la prestazione dei, degli uomini di Giovanni Stroppa è un crotone che avrebbe meritato molto di più per come è andata in campionato in questa seconda parte subito dopo eh, il rientro di Giovanni Stroppa per i ritmi con cui ha, ha fatto vedere sicuramente dei risultati clamorosi e inaspettati e che avrebbero proiettato il sicuramente eh, se non fosse stato esonerato Giovanni Stroppa eh, nella, nella prima parte del campionato avrebbe proiettato il Crotone probabilmente eh, a lottare per i playoff e quindi giocarsi quella chance per cui l'obiettivo era ritornare presto in Serie A. Dunque, con questo risultato eh, ricordiamo anche i risultati che si sono ottenuti fino a poco fa. Con le partite d'anticipo di questa 35esima giornata e la classifica finale, in attesa che scenda lo Spezia quest'oggi alle 18, contro il Perugia, Benevento, Cosenza all'anticipo di ieri: 4 a 2, poi Salernitana 2, Carpi 5, Venezia 1, Crotone 4, Pescara e Verona 1 a 1, Livorno e Palermo 2 a 2, classifica. Brescia 63 punti, Lecce 60, Palermo 58, Benevento 56, Pescara 51, Verona 49, Spezia 46, Cittadella, Perugia 45, Ascoli, Cosenza e Cremonese a quota 42, Salernitana 38, Crotone 37, Venezia 33, Livorno 32, Foggia 31, Carpi 29, Padova 26 punti. Eh, in attesa anche eh, di quelle che saranno le partite eh, che si giocheranno nella giornata di, 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 di domani, eh, che vedranno praticamente eh, Cittadella e Ascoli eh, eh, alle ore 15 insieme a Cremonese Foggia e termineranno con il turno. Della 35esima giornata, Lecce e Brescia, le ore 21. Eh, allo stadio del mare di Lecce, dunque una partita incredibile: Crotone ancora avanti. Crotone quasi salvo 4 a 1 il risultato. Sullo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, è tutto da parte di Antonio Milano su RDA Radio 1 e le altre emittenti, Stap Radio e Radio Ballerina 1 aderenti al circuito. Eh, Spreaker, eh, oltre che praticamente il piacere di poter replicare le nostre trasmissioni su altri canali aderenti al circuito Spreaker da parte di Antonio Milano. Una buona, eh, un buon fine settimana, una buona domenica. Ci si sì, sì, eh, ritroverà per i commenti di Crotone Benevento in programma mh, mercoledì 1 maggio alle ore 15 allo stadio Comuneale la Lecce uscita di Crotone. Buon proseguimento a tutti.